Signore e signori, buonasera, benvenuti e grazie di essere giunti tanto numerosi al concerto dei finalisti della quarta edizione del concorso lirico internazionale Giacinto Prandelli. Un concorso ancora giovane, ma già in grado di distinguersi nel panorama nazionale e internazionale dei concorsi lirici che si registrano ogni anno. Un concorso. Ed ora possiamo fare un grande applauso al direttore Giovanna Sorbi. Oh!
ragazzi, c'è un momento molto importante che è la consegna del premio lirico Giacinto Prandelli, il premio alla carriera. Lo scorso anno consegnato a Elena Morazzova e quest'anno invece verrà consegnato dalle nipoti di Giacinto Prandelli, Laura e Maria Luisa Ghidini Bosco, che invito a venire qui accanto a me. E quest'anno verrà consegnato a un grandissimo baritono, Juan Pons. Juan Pons non è solamente un grandissimo baritono, è un grande artista. Tra i più prestigiosi, c'è il microfono che mai viene. Certamente tra i più prestigiosi e applauditi degli ultimi 40 anni, ma per evitare di scadere in quella che potrebbe essere scambiata per facile e banale retorica, che sarebbe ovviamente costellata di quei superlativi assoluti, bravissimo, grandissimo, stupendo e via di seguito, che comunque sarebbero ampiamente meritati, giustificati in questo caso, vorrei introdurre e motivare la consegna di questo premio leggendovi l'ultima recensione che noi di Opera Click gli facemmo nel 2010 in occasione di un bellissimo allestimento di Otello messo in scena al Verdi di Trieste con la direzione di Nello Santi. In quell'occasione il mio inviato locale Paolo Bullo, competentissimo e per nulla avvezzo a facili complimenti, scrisse, e vi leggo testualmente le sue parole perché secondo me descrivono tutto: per definire la, stiamo parlando quindi del ruolo di Iago, per definire la prestazione di Juan Pons, Iago, è sufficiente ricordare il rilievo che ha dato a una piccola frase del secondo atto, quel Ciomacora, che fa precipitare Otello nel dubbio che lo porterà alla rovina. Il baritono, che vanta una lunga frequentazione col personaggio, conta inoltre su di una presenza scenica magnifica. La voce è ancora salda e di considerevole volume, ma l'artista riesce anche a piegarla in quelle sfumature indispensabili a tratteggiare un carattere ambiguo ed insinuante come pochi altri. Il credo è stato interpretato bene, con risata diabolica di tradizione, e sentendo Juan Pons, e questa secondo me è la ciliegina sulla torta, si capisce perché Verdi avesse intenzione di intitolare l'opera Iago e non Otello. Il vero protagonista è lui. Beh, ritengo che questa critica racchiude i principali pregi artistici di Juan Pons ed è per queste ragioni che questa sera il comitato promotore di questo concorso ha deciso di consegnare meritatamente il terzo premio alla carriera Giacinto Prandelli a Juan Pons. Prima di tutto buonasera, non posso fare altro che ringraziare l'organizzazione del concorso anche per queste onorificenze che mi hanno fatto adesso, che non aspettavo neanche, e per invitarmi a far parte del giurato. Grazie a tutti voi per i vostri applausi e niente, speriamo una prossima volta. Oh!
registrato nel 1950, e la qualità dell'audio, insomma, tenete conto, di quell'epoca, per cui non è perfetta, però è sufficiente, è più che sufficiente per rendere conto di quello che era l'arte di Giacinto Prandelli. Ascoltiamo il duetto, il magnifico duetto di Tosca del primo atto, quello che generalmente si identifica con Mario, ingresso di Tosca, che però qui è tagliato e parte dalla frase di Cavardossi, or lasciami al lavoro. È un duetto che Giacinto Prandelli incise con il soprano Germana Di Giulio, un buon soprano di quel periodo, di cui esiste una registrazione di Aida integrale registrata in Nuova Zelanda, se non vado errato. E fu protagonista di Santuzza, alla Scala e in tanti teatri importanti. Detto questo, però, vorrei anche premettere una cosa. Lei è un bravo soprano, però forse, insomma, non è, per mio gusto, non è, diciamo, a livello del suo partner di eccezione. Farei partire a questo punto il brano audio e ce lo ascoltiamo in religioso silenzio per questi 8 minuti e 8 secondi. Mm-hmm.
lasciami al lavoro, mi dispiace, non ce l'ho fra. Tanti per il mondo.
or va, lasciami. Tu fino a stasera stai fermo al lavoro e mi prometti sia caso fortuna, sia freccia bionda o bruna, a pregar non verrà donna nessuna. Giuro, amore, va. Ancora non per fortuna davanti la Madonna che secondo me sono fondamentali. Sin dall'inizio si intuiscono l'eleganza e il magnifico legato durante la frase la vidi ieri, ma fu puro caso, e dove Prandelli attacca con garbo e eleganza. Ma l'autentica perla, a mio avviso, l'abbiamo ascoltata dall'attacco a mezzavoce di quell'occhio al mondo, che prima ho cercato di far notare con un gesto, proseguendo con postar di paro l'ardente occhio tuo nero, scritto su quelle non semplici note di passaggio che Prandelli domina magistralmente. Il passaggio non si sente, sembra una cosa veramente semplicissima e naturale fatto da lui. E naturalmente tutta la frase è cantata in un unico fiato, sfoggiando un legato veramente da manuale. Addirittura dell'incredibile l'attacco in dolcissimo e al contempo passionale, posto sullo scomodo sol bemolle che ha inizio la frase «Occhio l'amor soave all'ira fiero», che Puccini evidenzia in partitura con la nota largamente con grande espressione e che c'è tutta nella voce di Prandelli. Frase che culmina con un difficilissimo si bemolle che Prandelli supera con grandissima sicurezza. Ma nel proseguo del duetto vi sono altre squaglie non semplici da superare, che Prandelli affronta e risolve con maestria. C'è un la naturale, un altro si bemolle. Questo per dire che a volte si tende tanto a focalizzarsi e ad enfatizzare quelle che sono le difficoltà presenti nelle arie più celebri, passando magari in secondo piano o trascurando difficoltà magari maggiori che ci sono nei duetti, nei terzetti, nei quartetti, nei scene insieme, nei concerti. Questo qui è uno dei duetti più difficili scritti da Puccini, oltre che uno dei più belli, e appunto contiene due si bemolli, un la naturale. E se pensiamo che con l'aria Luciano Step, Fine di Tosca, il terzo atto, Cavaradossi, se è un tenore, appena appena si porta a casa la recita con un la naturale, qui Prandelli ha fatto due si bemolli e un la naturale, ma con estrema facilità, con un'uniformità vocale veramente incredibile, smorzando, dinamiche, veramente una cosa, mi viene da dire, da altri tempi. Non siamo più abituati a sentire voci cantare così, perché secondo me voci forse ce ne sarebbero ancora. Però a mio modesto avviso sta venendo a mancare un po' la scuola. E insomma, quello che vorrei dire, poi avete visto scorrere queste bellissime immagini d'epoca, mentre
andava il pezzo audio, con Prandelli in tantissime inaugurazioni scaligere, accanto a grandissime partner, Maria Camiglia, Renata Tebaldi, Maria Callas. Ecco, però una cosa che a me tante volte dà un po' fastidio, detto proprio fuori dai denti, quando muore un grande, viene a mancare un grande artista del calibro di Giacinto Prandelli, e sul classico telegiornale nazionale si sente dire: è morto Tizio, morto, è stato partner di Maria Callas, come per giustificare la grandezza della persona defunta, perché aveva cantato a fianco di Maria Callas. No, per me non si fa. Cioè, Giacinto Prandelli non è stato grande perché ha cantato a fianco a Maria Callas, a Renata Tebaldi, a Maria Caniglia. È stato grande perché era Giacinto Prandelli. Io ho riascoltato tante cose in questi ultimi tempi di Giacinto Prandelli e devo dire che a mio avviso non è stato secondo a nessuno e che meriterebbe una vera e propria Prandelli Renaissance, perché insieme ai vari colleghi Caruso, Gigli, Di Stefano, Del Monaco, Corelli, giusto per citare i nomi che sono sulla bocca di quasi tutti i melomani, ecco, nell'Olimpo dei grandissimi, insieme a questi grandissimi, siede anche Giacinto Prandelli. E quindi veramente lui, un grandissimo applauso e un ringraziamento per quello che ci ha lasciato. A questo punto, in teoria, la giuria dovrebbe essere di ritorno. Perdonatemi un attimo che vedo a che punto sono, o se è il caso di ascoltare qualcos'altro. Si è perso veramente lo stampo di questa scuola di canto, perché come dicevo poco fa, forse di voci ce ne sono ancora, però questa capacità di cantare sul fiato, di legare, di smorzare, la cura delle dinamiche fraseggio, veramente una cosa che si sente diciamo raramente. Nel frattempo la giuria è pronta. Allora, innanzitutto inviterei qui sul palco accanto a me Mauro Laman per il Rotary Club, l'assegnazione della borsa di studio, maestro Vittorio Terranova, il figlio di Giacinto Prandelli, Giampaolo Prandelli, e il presidente di Giulia Von Pons, che conferiranno i premi ai vincitori. Quindi Von Pons. Ok. Ok. E partiamo dalla borsa di studio offerta dalla Rotary Club. Vincitore della borsa di studio è il baritono coreano Yoon Kyung Ra. Terzo classificato, un basso, Romano Dalzovo. Secondo premio al soprano giovanissimo, classe 1994, Vittoria Magnarello. Dulcis in fundo, primo premio di questo quarto concorso lirico internazionale Giacinto Prandelli,
il baritono Paolo Ingrasciotto. Un bel applauso anche il nostro. E a questo punto cedo il microfono al maestro Giovanna Sorgi, direttore artistico del concorso. Potete immaginare cosa c'è dietro questa manifestazione, un lavoro enorme di mesi e mesi. Io devo ringraziare tutto il comitato promotore, Maestro Terranova, Maria Luisa Ghidini Bosco, Laura, non ringrazio Giampaolo un'altra volta, perché se non ci fosse lui effettivamente questo concorso avrebbe qualche difficoltà. E quindi sono molto molto felice che abbiate gradito lo spirito, l'atmosfera e anche gli imprevisti che aggiungono sale allo spettacolo. Grazie. Spero che anche la partita abbia portato solo questo contributo. Bene, a questo punto grazie per la partecipazione, un saluto, un ringraziamento a tutta la giuria. Inviterei tutti i concorrenti sul palco per la giuria e i concorrenti per la foto classica, foto diritto, e poi ci salutiamo. Grazie per la partecipazione.